Giornata grigia e ventosa ad Altopascio per il debutto di Favarin sulla panchina del Tau. Tante speranze sul 64enne tecnico di Marina di Pisa. Diverse promozioni a costellare una carriera brillante, anche se qui gli chiedono solo la salvezza. Ma per farlo servono punti e vittorie, a cominciare dalla gara col Terranuova Traiana di Simone Calori, terz'ultimo con 23 punti. Favarin recupera Diop e affida le chiavi del centrocampo all'esperto Cesaretti. Prima del fischio d'inizio si ricordano con la locale misericordia i 3 anni dal primo caso di Covid, un incubo, almeno questo, forse scacciato. Tau in completo nero, ospiti in rosso con rigatura bianca. La prima nota sul taccuino è il giallo a Quilici. Alta la successiva punizione di Vezzi. Diop fa vedere che c'è, ma il suo tiro è di poco alto. Gare equilibrate, il Terranuova si fa preferire. Benucci al lato al quarto d'ora. Tau contratto e conscio dell'importanza della posta in palio. Vezzi ancora pericoloso, ma sul tiro angolato del numero 9 Filippi si è attento. Subito dopo il vantaggio ospite sembra cosa fatta, ma Massai mette clamorosamente alto da non più di 2 metri sugli sviluppi di un corner. Tau in chiara sofferenza. Altra ghiotta occasione per gli ospiti, ma Ceppo Domo calcia male, così come vedete. E allora speri nell'antica legge del gol sbagliato. Non ancora pago, Ceppo Domo non approfitta di uno svarione di Quilici e grazie a Filippis. Tau non pervenuto. Finalmente si vedono anche gli Amaranto sul cross di Quilici. Diop però non inquadra la porta di Scarpelli. Si va a riposo sulla 0-0, ma ci vuole ben altro. Avvio di ripresa vivace con botte e risposta, questione di centimetri. Come Ucci di testa da una parte, replica di Benucci dall'altra. Al 13° calcio di rigore per il Terranuova per un fallo di Vannucci su Vezzi. Dal dischetto lo stesso numero 11 si fa però ipnotizzare da Filippis che para. Si resta sullo 0-0. Al quarto d'ora ospiti in 10 per l'espulsione di Bega, che si arrancia così su Diop lanciato verso la porta. Ora la partita può cambiare, Cesaretti calcia in modo magistrale una punizione dal limite, ma Scarpelli è superbo e nega il gol al numero 10 del Tau. Ora la squadra di Favarin attacca a piano organico, su cross di Villanova per un soffio Diop non devia. Nonostante l'inferiorità numerica, che si vede poco, il Terranuova rimane pericoloso, Benucci colpisce l'esterno della rete. Gli ultimi tentativi portano la firma di un vivace Villanova che si accentra, tre tira, ma Scarpelli para. Non succede altro, finisce 0-0, risultato che sta stretto agli ospiti. Il primo Tau di Favarin non è piaciuto, da rivedere fra 7 giorni a Città di Castello.